Con Riccardo Cucchi proviamo a fare un'analisi del campionato, siamo quasi al giro di boa. Quali sono le sue considerazioni sulla Juventus e sulle inseguitrici? Ma intanto direi, mi pare abbastanza evidente, si possa dire con una certa tranquillità, che la Juventus sembra arbitra del suo destino. Ha un passo deciso, riesce a superare ogni difficoltà, ha ritrovato anche il suo allenatore e di conseguenza mi pare che se la Juventus non rallenterà sarà sempre più difficile per tutte le altre. E a proposito delle altre, vedo molto bene il Napoli, non credo che l'Inter sia fuori causa e soprattutto mi pare interessante il ritorno di Roma e Milan, ma c'è la Fiorentina che si è fermata per un attimo, ma credo che possa ripartire. A proposito del Napoli, quanto inciderà questa possibile penalizzazione che arriverà per la squadra partenopea? Un punto o due punti sono tanti, adesso poi vedremo naturalmente se verrà confermata, se verrà confermato quello che attualmente è il giudizio del procuratore Palazzi. Certo, un punto o due punti possono valere anche la Champions League, ma direi grave anche la possibile squalifica di Cannavaro in una squadra, appunto il Napoli, che qualche problemino nel reparto difensivo lo ha accusato. Tra l'altro il Napoli sembra sempre una squadra che quando deve fare il salto di qualità definitivo manca all'appello, come mai? È vero, è vero. Io ho una mia personale idea, è che la squadra evidentemente non ha ancora sufficienti numericamente e qualitativamente ricambi rispetto all'11, 12, 13 titolare, ecco, diciamo che Mazzarri ha a disposizione 13 ottimi giocatori, 13-14, ma naturalmente in un campionato così lungo, con l'impegno di Champions e di Coppa Italia, non avere adeguati rinforzi in panchina di pari qualità può essere un problema. La Roma invece adesso sembra aver trovato la sua quadratura, è diventata, sta diventando la Roma di Zeman? Io ho l'impressione che Roma possa fare tutto e il contrario di tutto. Sono convinto che sia una delle realtà tecniche più interessanti del campionato, al di là di Zeman, ma per la qualità dei suoi giocatori, soprattutto quelli più giovani. È una generazione di campioncini che possono veramente dare il segno ad una generazione, ad un tempo. Però il problema è che è una squadra che non ha forse ancora metabolizzato completamente quello che vuole Zeman. È una squadra che è capace di fare delle cose meravigliose, che non cura con sufficiente attenzione la fase difensiva, prende anche gol abbastanza sciagurati. Per cui sì, può andare molto bene ma può anche crollare. Se tutto dovesse girare secondo i programmi di Zeman e la qualità della squadra, io la Roma la vedo molto bene, molto in alto, in Champions.